Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Puoi rispondere tu alla domanda di Marco Travaglio e quando la professoressa Braidotti dice che c'è un'ideologia del pacifismo bellicoso e dice che per costruire la pace insomma, ci vuole tanta pazienza, è una costruzione complicata, è una costruzione appunto, la facciamo troppo facile? Io metterei un attimo da parte la questione ideologica, che è interessante, e guarderei la situazione sul terreno. Io credo che oggi la pace innanzitutto è una questione che dovranno risolvere ucraini e russi, ma che qualsiasi sia la pace, e io penso più a un cessate il fuoco, almeno per un certo periodo, ucraini e russi saranno sempre vicini, gomito a gomito, e quindi fra loro non ci deve essere un muro di acciaio, ma ci deve essere una qualche forma di convivenza e di collaborazione. Il che vuol dire all'atto pratico che siamo già molto vicini a un assetto che può permettere di iniziare i negoziati. E quali sono le due condizioni di base? Per la Russia è che ci sia una continuità territoriale tra la Crimea e il territorio madre della Federazione Russa, e questo i russi l'hanno acquisito. Per gli ucraini è che il grosso dell'Ucraina sia salvo, che Kiev sia libera, e poi aggiungerei un'altra cosa, i porti. L'Ucraina deve avere dei porti sul Mar Nero e non penso solamente a Odessa, penso anche a Mariupol. Sì, penso a Mariupol che probabilmente diventerà russa, ma che deve essere una città e un porto a disposizione dell'Ucraina. E poi su una base di cessato il fuoco si può costruire qualcosa di più duraturo. Ma sempre vicini saranno russi e ucraini. Certo, e comunque il presidente ucraino Zelensky stasera ha ribadito che l'Ucraina vuole il ritiro dei russi da tutte le terre occupate, anche quelle occupate prima dell'inizio di questa guerra del 24 febbraio. Questo è sicuramente uno dei problemi, il fatto che Zelensky rivendichi tutta la terra, ovviamente, perché... Però, come ci insegna la storia, poi ognuno cerca di cominciare a negoziare con delle condizioni altissime e poi dopo appunto è per questo che si costruiscono i tavoli almeno per un cessate il fuoco. Allora vi faccio vedere il punto di Paolo.